Salve, sono sempre io, Frank. Oggi vi spiegherò come farsi rispettare su GTA V. Basta seguire i miei consigli. Prima di tutto bisogna avere uno stile appropriato. Ad esempio ieri sono andato a comprare qualche vestito e questi sono i risultati. Già attraverso il modo di vestire una persona capisce subito chi ha davanti. Superata la moda, passiamo subito a che sport praticare per aumentare la propria reputazione da duro in città. Ragazzi, lo sport che ora vi mostrerò non è per tutti, in quanto è pieno di violenza. Io vi ho avvisati. Eccolo! Un altro argomento molto importante da affrontare è la macchina. Per essere rispettati bisogna avere una macchina costosa, ma soprattutto cattiva. Ora vi mostro la mia, ma prima voglio specificare che ci sono voluti 10 anni di fatica per arrivare a questa bellezza. Nuova, cattiva, aggressiva. Ok, siete pronti? Eccola! Ragazzi, già a vederla mi vengono i brividi. Guardate che bellezza! Ha tutto, un turbo che permette di superare i 60 km orari, ragazzi. Inoltre ha due cerchioni nuovissimi, me li hanno dati in omaggio prendendo un pacchetto di patatine. Che fortuna. Vogliamo parlare del colore? Non aggiungo altro. Altra cosa molto importante è andare dal miglior barbiere della città e farvi fare un taglio alla moda, così da farvi rispettare maggiormente. Inoltre ragazzi, ogni giorno fatevi sempre un giro con la vostra moto, così da capire ogni giorno cosa succede in città. Cosa? Non avete una moto? Nessun problema, fate come me. Ultima cosa da fare per farvi rispettare è di andare in spiaggia e farvi notare. Non sapete come fare? Ora ve lo mostro io.